Potete gestionare con una tecnica favolosa. Reinhold Messner, un personaggio molto complesso. Direi anche di lei. E le paure hanno... Siamo cresciuti in una vallata dalla quale a malapena si riusciva a guardare oltre i confini. Così ben presto iniziamo a chiederci che cosa potesse esserci dall'altra parte. Invitai Reinhold Messner a passare qualche giorno. Una personalità complessa e affascinante al tempo stesso. Un uomo che ama le sfide. Una persona straordinariamente sensibile. L'idea di un mondo più grande, con forme di civilizzazione diverse rispetto alla limitata società contadina di Funes, praticamente non esisteva. Una straordinaria impresa di Reinhold Messner e del suo compagno di cordata Peter Haber. Se solo il suo ego non gli impedisse di... Senza portatori d'alta quota e ossigeno. Di comunicare la posizione al campo base. Furono quel senso di ristrettezza, quegli ordini che venivano dall'alto a portarmi ad assumere un atteggiamento ribelle. I wake up, I'm already there. 'Cause I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. Can contain your ambition, and like a gambler's gambling all the time, you'll still have to roll up that stone. Are you mother's favorite son? Once across the borderline, the point of no return. You see the world through a watchman's eyes. You face the world as one. The borderline to kingdom come. Should I stay or turn back home? And still you keep rolling that stone. Are you mother's favorite son? Il legame con mio fratello Günther era più stretto, perché grazie all'arrampicata avevamo raggiunto un alto grado di affiatamento. Insieme abbiamo vissuto momenti di terrore, di paura, di indecisione, ma anche di grande esaltazione. Eravamo sempre uniti. È stato questo a renderci una cordata speciale e a creare un legame fortissimo che è durato fino alla morte. Nel 65 andammo per la prima volta sulle Alpi occidentali. Le conoscevamo solo per sentito dire e dai libri. Salimmo fino al ghiacciaio d'Argentière. Eravamo già piuttosto bravi sul ghiaccio, pur non avendo idea di cosa ci aspettasse a 4.000 metri e oltre. Nonostante ciò, ci avviammo verso la parete nord delle Court e con la nebbia la scalammo. Via quest'affare. Al rifugio erano un po' scettici, dubitavano che ce l'avremmo fatta, ma a noi questo non importava. Ci recammo subito alla parete nord del Triolet e scalammo anche quella. L'oste del rifugio ci disse: siete talmente veloci, talmente bravi sul ghiaccio, che potete scalare anche la parete nord delle Droite. A noi, avevamo 20 e 19 anni, non sarebbe mai venuto in mente di scalare una parete così impegnativa, che allora era considerata la più difficile arrampicata mista a livello mondiale. Ci provammo, ma fummo colti dalla paura, da una grande paura. Però questa idea non ci abbandonò più. Prima o poi avremmo scalato quella parete.
Spostati, fa attenzione. Per favore, Reinhold, carica l'altra valigia. Nostro padre era un uomo severo, forse anche troppo. Mia madre controbilanciava tutti i suoi difetti. Non solo la severità, anche l'insicurezza, che in qualche modo poteva essere trasmessa a noi bambini. Era sempre molto comprensiva. Donava a tutti noi, indistintamente, un fortissimo amore materno. E bisogna riconoscere che allevare 9 figli non è esattamente una passeggiata. Ah, bene, state giocando, eh? Ciao! Ciao! Ciao, mamma! Io vado via per un po', fate attenzione, mi raccomando. La mamma per tutti noi era una fonte di calore e di conforto. Bisogna dire che era anche una donna forte che si difendeva da nostro padre e solidarizzava con i bambini. Allo stesso tempo, però, e questa cosa riguardava in particolar modo Reinhold, nutriva verso di loro grandi aspettative. Io credo che per Reinhold sia sempre stato molto doloroso deludere in qualche modo la mamma. Dormivamo in 6 in una stanza, noi maschi. Lo spazio vitale si limitava alla cucina e c'era sempre qualche neonato che strillava. La mamma era presa soprattutto dai più piccoli, mentre noi, pur essendo controllati, inseriti in quest'ordine relativamente severo, eravamo anche un po' abbandonati a noi stessi, in un certo senso. Ci educavamo a vicenda, oserei dire. E cioè, praticamente, i grandi educavano i piccoli e i piccoli quelli ancora più piccoli. Crescere in un ambiente del genere significava cercare di autodeterminarsi, trovarsi da soli una strada in quella grande famiglia. Io credo che un ambiente come questo possa forgiarti, fare di te un uomo in grado di affrontare la vita. La fortuna volle che i nostri genitori in estate affittassero un pascolo da un contadino di Ranui per un paio di settimane e che noi, a partire dai 5-6 anni, potessimo salirci e fare una sorta di vacanza in montagna. Qui fra i pascoli puoi trovare dei boulder, che sarebbero delle grosse rocce. Noi provavamo a scalarle con la supervisione di nostro padre, che ci insegnò ad arrampicarci pur avendo solo 3 appigli. Quassù eravamo completamente liberi di scatenarci e di giocare. Qui in montagna non c'erano le stesse regole della vita ordinaria. A valle c'era la chiesa da visitare la domenica. Giù a valle c'era il parroco che controllava tutto e naturalmente anche il maestro, che poi era nostro padre, che però in montagna era molto più magnanimo che giù a valle. E c'erano anche i vicini che ovviamente sapevano tutto quello che succedeva qui e quello che succedeva lì. Vivere in una piccola comunità come quella era un po' come stare in prigione. Qui sopra era l'esatto contrario, si viveva in uno spazio libero. Fu qui, in montagna, che nacquero i primi approcci ad una vita anarchica. E quando infine tutte le maggiori vette delle Alpi europee furono conquistate dall'uomo, gli sguardi di coloro che non potevano rinunciare a questo fascino si rivolsero verso terre lontane, dove altissimi giganti, attraverso le nuvole, tendevano i loro capi scintillanti di bianco verso il sole. Uno di questi uomini era Albert Frederick Mummery. Egli fu il primo, nel 1895, a tentare di affrontare in solitaria il Nanga Parbat. Morì travolto da una valanga, divenendo così la prima vittima di questa montagna e allo stesso tempo la prima vittima dell'intero Himalaya. Helmut, Reinhold, svegliatevi. La mia prima arrampicata fu la cima più alta del gruppo delle Oder, che supera i 3.000 metri. Papà vi sta aspettando, su. Non avevamo la più pallida idea di che cosa ci aspettasse. Ero molto eccitato.
Papà ci disse che avremmo fatto una lunga gita. Appena arrivate lassù, aspettate. Dobbiamo andare verso destra. Il sentiero è finito. Qui. All'epoca avevo 5 anni. Tuttora dico che quella resta la mia impresa più grande, se consideriamo le proporzioni. Ero un microbo rispetto a quella montagna. Sull'Everest più tardi ero ormai adulto e dal campo base alla vetta sono sempre 3.300 metri di dislivello, anche se quelli si percorrono in settimane, mesi e non in un solo giorno. Ragazzi, aspettate! Aspettatemi, ho detto! Fermo, Reinhold, fermo! Aspetta, vado avanti io. Mio padre andava spesso avanti a tutti noi. Aveva molta meno paura di me. Devo riconoscere che ero molto spaventato. Un po' per l'altitudine, un po' per le pareti di roccia che si ergevano a destra e a sinistra. In quei momenti le trovavo terrificanti. Reinhold, sta attento alle pietre. Non farle cadere addosso a Helmut e alla mamma. Helmut, aspetta che tuo fratello sia salito un po' di più. Ricordo ancora la mia prima arrampicata in montagna, che però non fu assieme a Reinhold. C'erano, credo, Eric e anche Siegfried. Per noi era una specie di rito di iniziazione. Venivi trascinato sul Sassrigais. Beh sì, effettivamente nel mio caso è giusto dire trascinato, perché ho sempre sofferto un po' di vertigini. Sapevo già allora che l'arrampicata non sarebbe stata, per così dire, il mio principale hobby da adulto. Lì a destra c'è una bella sporgenza a cui tenersi. Sì, così, bravo. Salivamo stringendo i denti e nostro padre ci incoraggiava. Ma in alcuni momenti ci sembrava troppo lontano. Forza, ci siamo quasi. Va avanti, Reinhold. Non avere paura. Di mia iniziativa non l'avrei mai fatto. Una cosa simile ti viene spontanea solo in seguito. Non era una questione di orgoglio né di autocompiacimento. Forse bastò un elogio da parte degli altri che erano lassù in cima, che di certo erano stupiti per il fatto che quei ragazzini fossero riusciti a salire fin lì. Ma quello che più mi è rimasto impresso è il panorama delle Alpi centrali, dei ghiacciai delle Alpi dello Zillertal, delle Alpi dell'Ötztal. Ancora più mi è rimasta impressa la vetta del Sassrigais fra le Dolomiti. Mio padre conosceva tutte le cime, il Sassolungo, la Marmolada, il Civetta, l'Antelao. Le immagini che ho in testa ancora oggi risalgono a quelle bellissime esperienze fatte da bambino. Quando tornai qui al pascolo, mi sembrava strano pensare di essere stato veramente lassù. Stentavo ancora a crederci, quasi non mi reputavo capace di salire così in alto. Senza l'allevamento di polli, nostro padre non avrebbe potuto mantenere 9 figli. Avevamo all'incirca 500-600 polli in tutto. Ci occupavamo del mangime, della raccolta delle uova, dell'acqua, della pulizia dei pollai. E naturalmente dei polli che dovevamo macellare. Ogni fine settimana c'erano fino a 70-80 polli da spennare e da lavorare. E poi da consegnare. Günther! Nostro padre, in fin dei conti, era un uomo pauroso. Un uomo che aveva l'ansia da prestazione più o meno per tutto e che manifestava questa sua paura, questa sua insicurezza, sempre attraverso un atteggiamento piuttosto aggressivo. Günther le prendeva spesso. Una situazione drammatica che naturalmente ci ha uniti, perché da bambini lo trovavamo ingiusto. Ed era ingiusto. Non mi va di aggiungere altro. Questa storia è un esempio di come si svolgeva l'allevamento dei figli. Noi infatti venivamo allevati. Uso volutamente questo termine, che in genere si riferisce agli animali. Nostro padre, in un certo senso, era anche una persona abbastanza affettuosa. Posso arrivare a dire addirittura che avesse un discreto senso dell'umorismo. Ma il problema era che non riusciva in alcun modo ad essere comprensivo, empatico o ad esprimere tenerezza, certamente non con i propri figli. Era un padre autoritario.
Un padre critico, un padre, per così dire, per il quale il figlio non faceva mai nulla di buono. Insomma, un padre che ti spingeva in tutti i modi ad essere ribelle. Imparammo molto presto a difenderci. E questa difesa, questo continuo sforzo per resistere, fanno parte da sempre di me, della mia vita. Il che vuol dire che se incontro una resistenza, cerco in ogni modo di superarla. Una parete di roccia, in fondo, non è altro che questo. È evidente che per me le montagne rappresentavano la possibilità di evadere. Più tardi queste rocce, soprattutto le cime del gruppo delle Ödel e poi le altre Dolomiti, per noi divennero una sorta di rifugio. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Verso i 12-13 anni passavamo gran parte dell'anno in collegio. Per almeno 9 mesi restavamo lontani dalla valle. Frequentavamo un seminario vescovile nel comune di Tirolo, che in realtà doveva preparare al sacerdozio. I contatti con casa nostra c'erano, grazie alle lettere della mamma, ma non ricordo che nostro padre sia mai venuto a farci visita. Di sicuro al seminario erano molto severi, era richiesta una rigida disciplina e in questo senso era forse una specie di proseguimento dei metodi di mio padre, ovviamente con altri sistemi. Io posso dire che fu molto difficile e che divenne sempre più difficile per me e che iniziai a provare sempre più avversione per questo regime e per questi metodi che quasi annientavano la personalità. Insomma, ti toglievano ogni slancio individuale. Non avevo voglia di condividere le mie esperienze di arrampicata, soprattutto quelle più estreme, con la mia classe, perché ho sempre tenuto l'alpinismo separato dalla scuola. Erano due mondi completamente diversi. Un inverno scalammo la parete nord del Cervino e stetti via più a lungo di quanto mi fosse consentito dalla scuola. Così quando tornai in classe, il professore di tedesco, al quale in realtà stavo anche simpatico, perché avevo già pubblicato qualcosa, perché scrivevo, mi prese da parte e mi chiese che cosa avessi combinato. Tutti sapevano che ero andato ad arrampicarmi. Quel professore voleva costringermi, con il potere che aveva in quanto insegnante, a elaborare quell'esperienza. Io mi rifiutai e lui mi scrisse una nota sul quaderno. Allora io presi il quaderno, tornai al mio posto, lo firmai e glielo riconsegnai. E questo lo fece talmente infuriare che mi fece bocciare all'esame di maturità, così, per pura cattiveria. Ricordo che mio padre reagì in maniera molto aggressiva nei confronti di Reinhold. Ricordo molto chiaramente Reinhold, indifeso e forse anche un po' disperato, che piangeva incessantemente seduto al tavolo della cucina. E la mamma che cercava di tenere a bada nostro padre. Io ero sicuro che sarei riuscito a prendere la maturità e in autunno, casualmente, poco prima dell'esame di riparazione, andai a scalare la punta Walker. Fui sfortunato, era tutto ghiacciato e invece di un giorno ci mettemmo 2 giorni pieni. Tornai a Bolzano la sera prima dell'esame di riparazione con le dita tutte screpolate. Sì, la pelle dei polpastrelli era tutta spaccata. L'insegnante di tedesco mi disse subito: è stato di nuovo ad arrampicarsi, e io gli risposi: perché no, sono affari miei. Mi mandò dal preside e io gli dissi: signor preside, non ho bisogno della sua scuola, prenderò la maturità privatamente e se non ce la farò la seconda volta, riproverò una terza. Nostro padre, che in qualche modo, devo proprio dirlo, aveva una certa dose di crudeltà, ritenne che fosse necessario mortificare Reinhold per il modo in cui si era comportato al seminario e io ebbi la netta sensazione che ci fosse riuscito perfettamente. Quello stesso giorno me ne andai di casa e non ci misi più piede. Da allora mi sono finanziato da solo. Mothers and fathers throughout the land,
And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. Pian piano mi cercai una sistemazione nella valle e rimasi a Funes fino al mio 40° compleanno. Solo dopo mi trasferì in una fortezza. Per nostro padre quelli erano soldi buttati. Che cosa te ne fai di una fortezza che ti porta solo spese e nessun guadagno? Non sapevo che non c'era mai stato, che non l'aveva neppure mai vista. Tu sei matto. Fu così che mio padre reagì alla notizia. Reinhold e il suo atteggiamento ribelle. Ormai non riusciamo neppure più a immaginarcelo, Reinhold, senza questo aspetto del suo carattere. Forse questa ribellione è legata ad un tentativo inconscio di volersi sottomettere a nostro padre, senza però riuscire a farlo. Per Reinhold la ribellione è parte della sua essenza. Una cosa che nostro padre non è mai riuscito a capire è che Reinhold aveva una visione e che seguiva le sue idee con coerenza. Secondo me non gli è mai andato a genio il fatto che mio fratello abbia sempre pensato in grande. Si può fare. E questo è il motto di Reinhold. In un certo senso, sì, si può fare. L'alpinismo, in fin dei conti, mi ha insegnato molto più della scuola e dell'università. Anche la capacità di immergermi completamente nelle cose, di concentrarmi sui dettagli e dimenticare tutto il resto, l'ho acquisita grazie all'arrampicata e non perché sono stato attento a scuola. A volte guardavo quelle diapositive e mi chiedevo quale divertimento si potesse trovare nel fare una cosa del genere. Mi resi conto che per Reinhold e Günther evidentemente esisteva qualcosa più importante di qualsiasi altra attività. I nostri comportamenti erano schizofrenici. Andavamo là dove si poteva morire proprio per non morire. Era una sperimentazione estrema di tutto ciò che era possibile e impossibile. O anche un percorso sul filo del rasoio fra la vita e la morte. Un legame veramente stretto, più forte di qualunque altro nella nostra famiglia, nacque grazie all'arrampicata estrema e lo stabilì solo con Günther. La parete nord del Sas de Putia fu la nostra prima ascensione. Solo dopo ci rendemmo conto di aver fatto una cosa che non sapeva fare nessun altro, una cosa che gli altri non potevano capire. Oramai eravamo in un altro mondo. Che Günther sarebbe venuto volentieri. Sì, però non mi hanno invitato. Ma dov'è finita la mamma? Arriva subito. Riprovi a scalare la parete nord? Sì, può darsi. A presto. Eccomi. Ciao. Qua. Ciao, mamma. Allora, Günther, noi andiamo. Certo. Mi raccomando, stai molto attento. Non ti preoccupare. Ai piccolini. Dai, Maria. E non te la prendere. Dobbiamo fare parecchia strada per arrivare a Chamonix. Durante quel viaggio, nostro padre mi raccontò per la prima volta alcuni episodi della guerra. Era stato in Russia, era stato nella Wehrmacht, perché nel 1939, quando ci fu l'opzione, scelse di stare con la Germania. Sono contento di andare in vacanza. Durante l'opzione, che mio padre contribuì a organizzare, l'86% degli altoatesini si dichiarò disposto a optare per il Terzo Reich. Sarebbero dovuti emigrare, diventando tedeschi, e insediati in Crimea o sui Carpazi. Sono vista brutta in parecchie situazioni. E quelli che non avessero accettato l'opzione sarebbero stati naturalizzati italiani. A quel tempo, agli altoatesini veniva cambiato perfino il nome. Josef, ad esempio, diventava Giuseppe. Questo naturalmente alla gente fece male. Mio padre, però, noi siamo nati fra il 43 e la fine degli anni 50, scelse tutti i nomi intraducibili. Reinhold non si può tradurre, Helmut non si può tradurre, Waltraut non si può tradurre.
Raccontò che, essendo rimasto con il comando, con dei generali tedeschi ai quali faceva da interprete, vide quello che succedeva e da quel momento mi resi conto che questo suo atteggiamento a favore del Terzo Reich gli era rimasto ancora dentro e che ancora serbava rancore. Naturalmente avrei preferito che in famiglia ci fosse stato un confronto aperto. Invece siamo cresciuti in questa pochezza, anche politica, in questa mancanza di dialogo, e poi siamo stati catapultati in un altro mondo. Ciao. Ciao. Sulle pareti di roccia vivevamo l'anarchia pura. Il potere non era di nessuno. Il movimento di protesta era dentro di noi ormai. Smettemmo di dire Berg Heil, il saluto fra compagni di scalata. L'alpinismo non aveva più una dimensione nazionalistica. Fui uno dei primi a prendere le distanze da questo aspetto eroico dell'alpinismo, da questa sua immagine vittoriosa. Naturalmente gli alpinisti più anziani, gli alpinisti da stella alpina, quelli con la barba di camoscio sui cappelli, non tardarono a criticarmi. Ma la cosa non mi toccava, non mi interessava minimamente. Nel 69 ero già molto esperto sul ghiaccio e sulla roccia ed ero andato all'ENSA, l'École Nationale de Ski et Alpinisme, che aveva invitato tutti i migliori alpinisti europei. Ero salito sul ghiacciaio d'Argentière con questa idea in mente. Forse proverò a scalare la parete da solo. Gli anziani con più esperienza, che una cosa del genere non potevano più farla, difendevano la loro posizione. Non è eticamente accettabile. Allora intervenni in modo radicale, affermando che tutto questo non aveva niente a che vedere con l'etica. Da allora sono uno di quelli che anche nell'ambiente dell'alpinismo dice apertamente: se è necessario lo farò anche senza di voi. Io non ho bisogno di loro e loro non hanno bisogno di me. Non permetto a nessuno di impormi come devo scalare una montagna. Quando venne nel 69, in pratica, quando arrivò al rifugio, era evidente che era lì per le Druat. Salve, come va? Salve. Mio fratello gli chiese: le Druat? E lui rispose di sì, naturalmente. Ciao. E tuo fratello? Non sarai venuto da solo? Eh sì, mio fratello non c'è, sono qui da solo. Non dirai sul serio? Non bisogna dimenticare che era il 69, un anno dopo il maggio del 68, quindi il rifugio lo tenevamo un po', non ai livelli di una comune, ma c'erano dei giovani con i capelli lunghi che erano molto fighi, come si direbbe oggi. Notò subito questa differenza. A lui quel rifugio piaceva. Ma tu lo sai che è venuto da solo? Me l'ha detto lui. Non posso credere. Io mi aspettavo che venisse con il fratello. Alla fine la notizia si diffuse. Lui ci aveva detto di non parlarne con nessuno, ma era difficile tenere nascosta una cosa così eclatante. Allora, ascoltate. Qui dentro c'è un ragazzo che ha un grande progetto per domani. È quello seduto lì. Vuole scalare la parete nord delle Druat domani. È da solo. Accidenti, avete sentito? No, che ha detto? La parete nord delle Druat vuole scalarla da solo domani. Non si può fare. Guarda un po' sulla tua guida. Da quel che ho sentito è molto difficile, è pura follia. Ah, state a sentire. Leggi. La parete nord delle Druat è alta più di 1000 metri e larga circa 500. Sebbene la parete sia ben visibile, essa è stata l'ultima delle grandi pareti miste ad essere scalata. Nel complesso si tratta di una scalata estremamente difficile, sia su ghiaccio che su roccia. Senza ombra di dubbio rappresenta una delle maggiori imprese in tutto l'arco alpino. Perché? L'hanno già scalata? Sì, quanto? Sembra di sì. Aspetta, ecco. Qui dice che i primi ci hanno messo 5 giorni e i secondi cinque ce l'hanno giorni. Fatta in 2. E lui vorrebbe farla in un giorno, da solo? Pazzesco. È una follia. Se il ragazzo dovesse farcela da solo, beh, tanto di cappello.
Sentite qua, poche possibilità di assicurazione, pochi posti per il bivacco, arrampicata libera difficoltosa. Mio fratello, che aveva parlato con lui, decise di mettere la sveglia per la parete nord alle 3. Abitualmente era alle 2. Svegliati. Sono le 3. La cosa difficile per una solitaria come quella della parete nord di Le Druat è la partenza. Avevo paura di affrontare quella parete al buio, perché naturalmente sapevo benissimo che cosa sarebbe potuto succedere. Günther aveva preso un po' le distanze e mi disse: è troppo rischioso, stavolta non sopravvivi. Non volevo che l'ambiente dell'alpinismo, i miei genitori o i miei fratelli sapessero che facevo delle scalate così difficili in solitaria. Se dovesse succedere qualche cosa, chiama mia madre. Ti auguro buona fortuna. Grazie di tutto. In solitaria non posso commettere errori, perché ogni errore potrebbe essermi fatale. Quando parto devo aver disattivato le mie paure. Ma questo avviene in automatico, quando devo concentrarmi su appigli e appoggi, soprattutto quando non mi assicuro. Io stesso divento appiglio e appoggio. Se non lascio da parte tutto, anche le questioni etiche, se non dimentico queste cose, in questo caso anche i miei genitori e i miei fratelli, che stanno a casa e non sospettano che io stia facendo qualcosa di pericoloso, non posso farcela. Dammi. Visualizzo soltanto un paio di centimetri quadrati di ghiaccio o di neve o di roccia. E così è un continuo concentrarsi soltanto su quegli appigli e subentra una sorta di trance agonistica. In queste condizioni ti arrampichi molto più facilmente perché sei sempre in movimento, in assoluta concentrazione. Basta un sasso grande come un pugno che ti cade su un dito e la mano non ti regge più. Te ne vai per sempre. Ma se sono veloce, le probabilità che mi colpisca un sasso diminuiscono di molto, anche se rimango appeso a questa parete per 3 o 5 giorni. Guardate dov'è. È matto, è proprio matto. Quando arrivò in cima, continuai a pensare che fosse un pazzo. Sì, ce l'aveva fatta, ma era stato troppo imprudente. E naturalmente lo vedemmo spuntare sulla cima in un tempo record, intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo.
In quel momento ci rendemmo conto che era appena successo qualcosa di totalmente nuovo. Era la prima volta che vedevamo qualcuno salire in quel modo, in maniera così continua, sulla parete, con quei punti d'appoggio, con quel pugnale che si era portato, quella piccozza. È stato sorprendente. E tutti i presenti rimasero sbalorditi. Un evento che ha segnato la mia generazione, è chiaro. Il giorno seguente salimmo sulle ghie d'Umidi, scalammo il pilone del Frenet per la prima volta in un solo giorno. E lo stesso giorno tornammo al rifugio Argentière, da dove realizzammo una prima ascensione, il pilone Bergland. Poi passammo ai Grand Jorasses, dove volevamo scalare la parete nord con un nuovo percorso, ma non eravamo più nella condizione fisica per farlo. Tornai a casa di ottimo umore e per tutto il 69 praticamente non feci altro che arrampicarmi. Se non avevo un compagno, mi arrampicavo in solitaria e sempre in condizioni estreme rispetto alle possibilità di allora. Qui mi sentivo abbastanza sicuro. Alla fine dell'estate ero in una forma che non avevo mai raggiunto prima e che non avrei mai più avuto. A quel tempo non immaginavo di poter smettere di arrampicarmi. Poi arrivò il momento della spedizione sul Nanga Parbat, che in effetti era tutta costruita su quel successo ottenuto sulla parete nord di Le Droit, ma quella era un'altra dimensione. Ricordo perfettamente che a noi fratelli dispiacque moltissimo che alla spedizione fosse stato invitato solo Reinhold e non Günther. Per la mamma. Grazie, grazie. Günther, ho una cosa per te. Per me? Certo. Grazie, non dovevi. Io penso che ti piacerà. Che cos'è? Aprila. Apri il foglio. Che cosa può essere? Il Nanga Parbat, posso venire anch'io? Eh già. Se l'aspettava, caspita, grazie. È un regalo fantastico. Günther era felicissimo di questa enorme sfida, in cui non si sentì mai in secondo piano, cosa che in precedenza gli era successa. Dopo che lo avevo pregato di invitare anche mio fratello, sempre su pressione di mio padre, Herling Koffer, il capo spedizione, che allora operava in una sorta di monopolio perché aveva i contatti con il Pakistan più che altro, cedette e invitò anche Günther. Poco prima della partenza della spedizione, io rinunciai. Il mio posto venne preso da Günther. La mia fu una decisione improvvisa, una decisione che arrivò troppo tardi e per questo mi sento in colpa. Günther non era un sostituto, era un compagno del mio stesso valore e comunque si aggregò alla spedizione. Non fu una bella cosa, vero? Il progetto era estremamente ambizioso, perché era già stato tentato dai maggiori alpinisti di lingua tedesca di allora, che però avevano fallito. Ora toccava a noi. Eravamo una squadra molto più giovane, ma c'era anche la presunzione di dire: se loro non ci sono riusciti, noi possiamo farlo. La storia di Bull sul Nanga Parbat la conoscevamo tutti. Si diceva la parete Rupal non è scalabile. Ma fra l'ascensione di Bull e la nostra erano passati 17 anni. Eravamo figli di una nuova epoca in cui contavano le grandi pareti e per noi il Nanga Parbat era la parete Rupal.
Il Nanga Parbat, che nei paesi di lingua tedesca rivestiva un'importanza maggiore rispetto agli altri 8.000, dove c'era la parete più alta del mondo, nella nostra visione quasi ingenua e giovanile, rappresentava il traguardo per eccellenza. Dovevamo risolvere un problema alpinistico. Se mi avessero invitato a salire la via normale dell'Everest, avrei detto: non mi interessa, non sono un ciaspolatore. Ma l'obiettivo del capo spedizione era portare in cima chiunque ce l'avesse fatta. In questo senso la spedizione aveva un'impostazione antiquata, rispecchiava lo spirito degli anni 30. Wir geloben. Wir geloben. In dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde. In dem Ringen um einen der höchsten Gipfel unserer Erde. Ehrenhafte Kämpfer zu sein. Ehrenhafte Kämpfer zu sein. Zur Ehre unseres Vaterlandes. Zur Ehre unseres Vaterlandes. Auf unserer Expedition Bergheil. C'era un capo spedizione che agiva come un generale, pur capendo ben poco di alpinismo, e una squadra assortita a casaccio. Herling Kofer era stato capace di mettere in contrasto tutte le cordate più affiatate, Heim Kuhn, Zahler Scholz, tanto per fare due esempi. Con noi non ci riuscì. Io gli dissi: o andiamo insieme, mio fratello e io, o non andiamo per niente. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Sul Nanga Parbat, io e Günther avevamo cominciato a parlare di come tirare avanti una volta tornati, magari aprendo una scuola di alpinismo e costruendoci una vita professionale comune. Non ne avevamo mai discusso prima. Ma sul Nanga Parbat le cose cambiarono, perché vedemmo con i nostri occhi che cosa sapevano fare quei pezzi grossi che ci accompagnavano. Avevamo cominciato con umiltà, ma ci rendemmo conto ben presto che quello che sapevano fare loro, lo sapevamo fare anche noi, soprattutto a proposito del rapporto con la grande natura. Per Teleport erfahren wir, dass die Gebrüder Messner und Gerd Bauer noch heute zum Lager 5 übersiedeln werden, um dort zu nächtigen und in den frühen Morgenstunden, je nach Wetterbericht, die Rinne gemeinsam zu versichern oder gemeinsam einen Vorstoß zu wagen. Bei roter Rakete jedoch abzuwarten oder abzusteigen ins Lager 4. Io dissi: quello che racconta Herling Kofer è assolutamente inventato, campato in aria. Però qualcosa ti rimane sempre impresso, è logico. Das Wetter ist einwandfrei und so steigt Reinhold Messner zunächst allein zum Gipfel hoch. Le nostre informazioni erano chiare. Il tempo sta peggiorando, lo dice il razzo rosso. Trasmisi via radio al campo base che se il tempo fosse peggiorato sarei andato su da solo. Esclusi mio fratello dal progetto perché non potevo assumermi questa responsabilità. Da solo potevo farcela, quegli ultimi 1000 metri me li sentivo nelle gambe. Con tanto di razzo rosso iniziai a salire il cosiddetto canale Merkel, il tratto più ripido. Bisogna immaginarselo, un percorso quasi verticale. E alla fine del canale Merkel, con mio fratello che stava per raggiungermi, all'improvviso mi accorsi di una serie di circostanze che non avevo previsto. E quando Günther arrivò da me, gli dissi: è molto pericoloso quello che stai facendo. Nonostante ciò, riuscimmo ad accordarci rapidamente, più che altro con gli sguardi. Ce la faremo.
In montagna ci si va con la corda. Se uno precipita, l'altro è in grado di reggerlo. Mio fratello era bravo a calarsi con la corda, ma non a fare arrampicata libera con questo grado di difficoltà. Corrermi appresso per 1000 metri di altitudine ovviamente gli provocò un crollo. Infatti lui mostrava i sintomi del mal di montagna. Forse mi aveva seguito perché non voleva essere escluso dall'ultimo passo verso la vetta. Hubert e io, e anche Siegfried, stavamo trascorrendo l'estate in Svizzera e portavamo le mucche al pascolo. E ricordo ancora che un giorno al pascolo ricevemmo un telegramma da parte di nostro padre. Eravamo in trappola, non era stato assicurato nessun punto d'appoggio, nessuno ci stava seguendo. Non potevamo scendere lungo la parete Rupal, perché mio fratello su quella parete così ripida sarebbe sicuramente precipitato. Dann steigen Sie, wider alle Abmachung und gegen alle Vernunft, über die Westflanke des Berges ab. Dovevamo aiutarci da soli, dunque. Così intanto scendemmo fino alla via Merkel, la nostra unica speranza per provare a chiedere aiuto al campo 5. Il primo bivacco era a 7900 metri, ma lì non potevamo ripararci. Ci sedemmo con quello che avevamo addosso e aspettammo il mattino. Quando mi accorsi che la parete al di sotto della via Merkel era praticamente verticale, iniziai ad avere paura, perché pensai che da lì non sarebbe mai salito nessuno. Ci serviva una corda per calarci. E quando arrivarono Kuhn e Scholz, trovai una sola risposta. Sono venuti perché ci hanno sentito gridare aiuto e volevano portarci una corda. Neanche per sogno mi sarebbe venuto in mente che puntassero alla vetta. E solo quando tentarono di raggiungerci mi fu chiaro che neanche loro avrebbero potuto aiutarci. Oramai eravamo abbandonati a noi stessi. Dentro di me mi sono sempre aggrappato a questa fantasia, a questa idea che Günther non fosse realmente morto, che magari fosse fuggito lontano. Mi è sempre sembrato compatibile con il suo carattere. Lui andava continuamente alla ricerca della solitudine. Immaginavo che vivere al di fuori della civiltà per lui fosse in qualche modo possibile. Da qualche parte dovevamo scendere. Quello che Mammeri fece nel 1895, noi dovevamo essere in grado di farlo anche in condizioni così critiche. E la discesa dal versante di Amir non era fattibile in un'ora. Nel nostro caso ci sarebbero voluti quasi 2 giorni. C'era cattiva visibilità, era pieno di crepacci e sotto un gigantesco seracco. Lo aspettai e poi gli dissi: fermati, vado a vedere se si può superare questa cascata di ghiaccio. Quando vidi che non arrivava, tornai indietro. Quando si va in montagna sempre, c'è un contatto visivo, o almeno un contatto a voce, e quindi risulta molto difficile comprendere che lì tutto questo non c'era, che non c'era una corda. In pratica, che lì non si poteva sbagliare. Nanga Parbat, posso venire anch'io? Vuoi esserne fiero, Raimund? Chi se l'aspettava? Caspita, grazie. Raimund, sveglia! Il testo di quel telegramma era: Günther è morto. Reinhold è ancora vivo. Erano queste le 2 frasi del telegramma. Per noi fu incomprensibile. Come fa un uomo a perdere suo fratello? Ci arrampicavamo sulle Alpi dicendoci: noi non moriremo mai. Ovviamente era un atteggiamento arrogante, ma questo era il nostro sentimento.
Poi mi trovai solo in capo al mondo. Naturalmente, non sapevo che cosa fare. Il mio migliore compagno di arrampicata, mio fratello, il mio complice in queste imprese, da un momento all'altro non c'era più. Divenne quasi un ordine categorico che davo a me stesso. Devi farcela almeno a tornare a casa per dire ai nostri genitori che cosa è successo. Sapevo che per lui doveva essere molto difficile tornare a casa senza Günther, perché a casa nostra era tradizione che i più grandi badassero ai più piccoli. Credo che mio padre abbia sempre rinfacciato a Reinhold di non aver riportato a casa il fratello più piccolo. Fu mia madre a soffrirne più di tutti, ma fu lei anche a condividere con me quella sofferenza. Il dubbio però rimase, anche perché la storia venne data in pasto all'opinione pubblica. Che cosa è successo veramente? Günther è rimasto nella via Merkel? Anche per i miei fratelli e per i miei genitori, il dubbio non è mai stato fugato. Forse, come posso dire, una morte come quella, il vuoto che lascia un lutto del genere, ci ha investiti tutti molto da vicino. Credo che si possa spiegare in questo modo. Ognuno di noi all'improvviso dovette confrontarsi con la propria vulnerabilità. La mamma era una persona molto positiva. Fu in grado di elaborare questo lutto molto prima di noi, con quel suo inguaribile ottimismo che la contraddistingueva. Secondo me la storia del Nanga Parbat cambiò Reinhold profondamente. Sapevo solo che mi sarei lasciato alle spalle la vita borghese e che avrei fatto esattamente la vita che sognavamo di fare Günther e io. In pratica arrampicarci, stare in mezzo alla natura, vivere tante avventure. Era questa la nostra idea. Solo che ora la sognavo e la vivevo in modo molto più radicale di prima. Dopo il Nanga Parbat, Reinhold fu ricoverato per un periodo all'ospedale di Innsbruck. Ci conoscevamo come ci si conosce nell'ambiente degli alpinisti, tramite le scalate, e così andammo a trovarlo in ospedale. Insieme valutammo che cosa avremmo potuto fare. Nel 1972 ottenemmo i permessi per il Malaslu e Reinhold ci disse: se le dita dei piedi andranno a posto, ci sarò anch'io. Stavolta però eravamo un pugno di alpinisti esperti, tutti più o meno dell'area tirolese, con un capo spedizioni coetaneo, Wolfgang Nayertz, che la pensava più o meno come noi. Io mi unii al gruppo in maniera, direi, quasi casuale. Come succede spesso in questi casi, qualcuno ti chiama al telefono, ti incontra e ti chiede: vuoi partecipare anche tu? Horst Frankhauser era sicuramente il più veloce, il più forte e il più abile, quello con cui avrei preferito arrivare sulla vetta. Poi però, visto che era indisposto, fu cercato un sostituto. Alla fine la scelta cadde su Franz Jäger. Non potevamo immaginare che in poche ore, durante l'ascesa al versante meridionale, potesse arrivare una tempesta tale da oscurare l'intera montagna. La bufera era così violenta che non si poteva fare nulla. Io mi orientavo con il vento, perché sapevo da che parte veniva il fronte temporalesco, e cercavo di andare a sud, dove su uno spigolo era ancorata la tenda. Ad un certo punto, dalla bufera, uscì una figura barcollante che mi disse: Horst? Tu? Che ci fai tu qui? Gli risposi: Reinhold, sono qui e basta. E dov'è Franz? E io dissi: Franz è con te.
Ebbi un aiuto anche da parte di Franz Jäger. Avevo la sensazione che mi chiamasse dalla tenda, ma dopo un po' mi irritai. Una volta la voce arrivava da una parte e la volta dopo arrivava dall'altra. Pensai che avesse perduto il senno. A quel punto Andy e io decidemmo di andare a cercare Franz. Tutti e due eravamo sicuri di sentire Franz che ci chiamava. Ora dopo ora, continuammo a vagare nella bufera di neve. Ad un certo punto Andy ebbe un cedimento. Crollò nella neve e mi disse: io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sto morendo, sto congelando. Quasi per un regalo del destino, all'improvviso ci trovammo davanti ad un grosso crepaccio con una sorta di sporgenza. Riuscimmo ad infilarci dentro e a ripararci alla meglio dalla bufera. A un certo punto Andy ci disse che voleva controllare com'era il tempo. L'ultima immagine di Andy, che ancora oggi ho chiara davanti agli occhi, sono le sue gambe e il modo in cui stava in piedi là davanti. All'improvviso si spostò un po' verso destra, scomparendo per sempre dalla mia visuale. Lo chiamai un paio di volte. Ormai stavo quasi per perdere la testa. Lui non c'era più e io ero solo in quella caverna di neve. E in quell'istante mi venne in mente mio figlio. All'improvviso mi sembrava che mio figlio, nato da poco, fosse lì, davanti a me. E sopra di me c'era una gigantesca luna. Ebbi la netta sensazione di essere in cielo, per quanto fu grandioso. Quella superficie bianca spazzata dalla bufera. Le nubi erano sparite, ma la bufera portava ancora con sé vortici di neve gelata. In lungo e in largo un deserto di neve, e nessuna traccia di Andy. Nulla. Allora capii che Andy quasi certamente non c'era più e che anche Franz probabilmente non c'era più. Ad ogni modo, a quel punto decisi di tornare alla tenda. Reinhold deve avermi sentito arrivare perché gridò: siete voi! Aprì la tenda e guardò fuori. Questa scena non la dimenticherò mai. Il terrore nei suoi occhi vedendomi da solo. Ovviamente in quel momento non poteva immaginare che cosa... Naturalmente, in seguito iniziarono le recriminazioni. Messner ha piantato in asso anche Franz Jäger, ma era una cosa del tutto normale in montagna durante le scalate. Una cosa che noi partecipanti alla spedizione e amici avevamo visto anche in altre occasioni. In giro si diceva che Messner fosse ambizioso, che mettesse a repentaglio la propria vita. Almeno una volta al mese qualcuno scriveva che Messner non sarebbe vissuto a lungo. E poi sugli 8.000 mi si attribuiva perfino il fatto che io non volessi uccidere solo me, ma anche gli altri. Cominciai a provare una grossa insicurezza. Mi chiedevo se fosse il caso di continuare o no. Il freno non lo mettevano più i miei genitori o i miei fratelli, ma io stesso. È lecita una cosa del genere. E poi arrivò la mia decisione. Non mi arrendo. Continuerò a vivere la mia vita, ma da solo. Da solo potevo assumermi questa responsabilità. Per me potevo farlo. Non avevo famiglia, non avevo obblighi nei confronti di altri esseri umani. Allora ero sposato con Ushi, è vero, ma lei se la sarebbe sicuramente cavata anche da sola. Avrebbe capito che dovevo vivere questa mia passione, come diceva mio padre, fino ad ammalarmici. E poi nel 73 iniziai i tentativi di scalata del Nanga Parbat in solitaria. Però l'impresa non mi riuscì perché non ero ancora pronto. Cioè non avevo ancora la forza psichica necessaria per scalare quella montagna da solo. Le mie paure prendevano subito il sopravvento e mi riportavano indietro. La perdita di mia madre fu un altro brutto colpo per me. Ma la separazione da Ushi fu ancora più decisiva. Da un lato per lui fu una tragedia, dall'altro però anche una bella liberazione.
Soprattutto i primi tempi, quando sparì dalla circolazione. Andammo anche a cercarlo. Immaginavamo che fosse da qualche parte fra le montagne. Non ci ha mai detto dove fosse andato. Nel 77 tentai la scalata del Nanga Parbat in solitaria. Ci avevo già provato altre volte. A quel tempo per me rappresentava il maggiore obiettivo possibile per l'alpinismo d'alta quota. Poi probabilmente sarei passato ad altro. Certo, con una relazione stabile sarebbe stato più facile. Di sicuro fu uno dei suoi periodi peggiori, una delle crisi più profonde. Ci mise parecchi anni per riprendersi. Tentai di fare un'altra vita e sembrava anche che funzionasse abbastanza bene. Ero libero e sull'Everest, anche rispetto a Peter, ero sicuramente avvantaggiato perché lui, avendo una famiglia, aveva molti più impegni, molte più responsabilità di quante ne avessi io allora. Assistetti a una sua conferenza e durante la pausa andai al banco dei libri. Lui arrivò e iniziammo a parlare. Non ci mise molto a chiedermi se avessi voglia di fare una cosa. Aveva in mente un'impresa rischiosa e aveva bisogno di un medico che seguisse la spedizione. Poi mi fece una proposta concreta, dicendomi che lui sarebbe partito per l'Everest e che sarei potuta andare a trovarlo al campo base durante le vacanze. Lì avremmo discusso dei dettagli. Tutti gli escursionisti che incontrai lungo la strada non facevano altro che parlare del tabù che stava per essere infranto da questo pazzoide. Io pensai, oddio no, speriamo che rinsavisca e che torni indietro. Anche se la morte e il modo in cui quegli alpinisti la sfidavano mi affascinavano. L'Everest, sì. Quello fu davvero il massimo. Semplicemente ci dicemmo, noi siamo noi, stiamo a vedere che cosa succede. Eravamo anche sfacciati, Messner e io, quando dicevamo lo faremo senza ossigeno. In fin dei conti era la conseguenza logica di quello che avevo fatto in precedenza. L'attrezzatura per l'ossigeno nel 78 pesava mediamente 50 kg a persona. Mi disse che se avesse funzionato avremmo potuto scalare tutti gli 8000 in stile alpino. Avremmo avuto la massima libertà d'azione sulle montagne più alte del mondo. Io sapevo che eravamo bravi, che eravamo veloci. Avevamo appena scalato Linden Peak con grande destrezza ed eleganza, ma Linden Peak è alto 8068 metri. Ne mancano ancora 800 per fare l'Everest. Allora pensai, accidenti, non sarà una passeggiata. Non è possibile, dicono i fisiologi. Conduce alla pazzia, dicono gli psicologi. Questa è hubris, dicono gli alpinisti. È tipico di Messner, però stavolta dovrà ridimensionarsi, altrimenti non tornerà indietro. Iniziammo l'ascensione, impiantammo il campo 1 e ricordo ancora benissimo che cantai per tutta la notte. Non riuscivamo a dormire e anche Reinhold cantò un po' con me. Eravamo di ottimo umore, eravamo convinti di farcela. Il tempo era bellissimo. Se Peter e io avessimo fallito, tutti avrebbero detto «Sì, lo sapevamo, lo abbiamo sempre sostenuto, ma loro credono di sapere fare anche questo». Così avrebbero detto tutti, comprensibilmente. Alzai lo sguardo e il tempo era di nuovo brutto. Allora dissi «Cavolo, Reinhold, oggi non mi piace per niente». Maybe Peter is coming up again. I know Peter is the strongest climber I ever know. But this year, you see, he's always changing. Going 100 meters, a cloud is coming. He said, there isn't this thing. Yes. Let's go back. Il giorno seguente proseguimmo fino al campo 2. Poi il tempo divenne davvero brutto. Dovemmo restare seduti tutta la notte. Reinhold reggeva due paletti della tenda e io reggevo gli altri due. Nella mia follia pensavo, siamo finiti. Moriremo. Come facciamo a ripararci? Il maschietto, Christian, era appena nato. Allora io dissi, per l'amor di Dio, io non voglio morire qui. Non voglio morire. Tutte le mattine, tutte le sere ci parlavamo con il walkie-talkie. Reinhold ci diceva, beh, qui siamo molto insicuri, Peter non se la sente più. Tu che cosa ne pensi? Per me la sua era una pretesa eccessiva. Ora dovrei essere io a dirgli quello che devono fare. Sarebbe stato fantastico lasciar perdere questa assurdità. Tornare giù sarebbe stata un'ottima idea. Un'idea stupida, invece, sarebbe stata tornare su il giorno dopo e riprovarci.
partiti. Le paure e la fatica non si possono descrivere. Accidenti, fa un freddo cane, non si dorme, tutto ti sembra sgradevole, orrendo e raccapricciante. Sull'Everest affrontammo una bufera. Era l'ultima possibilità, questo ci era chiaro. Partimmo la mattina presto con vento forte, con un gran freddo, e che salendo sarebbe peggiorato, era da prevedere. Sulla cresta, vicino alla vetta, arrivammo ai limiti della sopportazione, perché la bufera era talmente violenta che dovemmo procedere a carponi per non essere spazzati via dal vento. Feci un movimento forzato con il picchetto, lo spinsi dentro e poi mi venne un crampo alla mano destra. Quello fu uno dei momenti in cui pensai, lo vedi? Ora si comincia. Ora succederà qualcosa che non riusciremo a controllare. Iniziai a vedermi scalare dall'esterno. Ecco Abeler che sale e io me ne sto qui sospeso in aria a guardarlo mentre si arrampica. Non riuscivamo neppure a parlarci, era impossibile. Non si capiva nulla in mezzo a quella bufera. Se uno di noi avesse detto chiaro e tondo, per me basta così, me ne torno indietro, l'avremmo fatto, entrambi. Arrivammo in cima, stavamo in piedi ed eravamo contenti, festeggiamo addirittura. Io in realtà avevo più paura di Reinhold, per me era importante tornare giù al più presto. Reinhold Messner and Peter Hadler of the Austrian Sagarmatha expedition killed Mount Sagarmatha yesterday without using oxygen. Ancora oggi ripenso volentieri alla storia dell'Everest, considerando che allora non potevo ancora prevedere che sarebbe stata l'ultima montagna che avrei scalato assieme a Reinhold. Sapevo che dovevo tornare dalla mia famiglia, dovevo sistemare un po' di cose, altrimenti avrei rovinato tutto. Il mondo intero si rese conto che si poteva scalare l'Everest anche senza niente. Fu il culmine dell'alpinismo della rinuncia. Quindi il prossimo passo per me fu relativamente logico. Per rendermi conto se potevo destreggiarmi in quella dimensione anche da solo con me stesso, dopo l'Everest mi recai al Nanga Parbat. Penso che avessimo molte cose che ci accomunavano, Reinhold e io. Siamo cresciuti tutti e due in una grande famiglia, tutti e due in un paese, e tutti e due volevamo fuggirne. Partì con Ursula, che era venuta a trovarmi al campo base dell'Everest, per il Nanga Parbat. Per noi fu un periodo meraviglioso. Sì, quell'uomo mi affascinava, innanzitutto per la sua determinazione. Voglio fare questo e questo farò. Quando poi arrivai lì e sentii che ero la numero 6, perché gli altri 5 avevano rinunciato, pensai, deve essere sotto pressione, perché senza un medico la spedizione non avrebbe ottenuto le autorizzazioni necessarie. Al primo tentativo ci fu un grosso problema. Ebbi paura. Del resto sono umano anch'io. Ebbe un vero e proprio crollo. All'improvviso, nella tenda, lo vidi ridotto a una specie di fagotto piagnucolante, spaventato e disperato, che mi diceva, non posso farcela. Non riuscivo a capire che cosa gli fosse successo. Né lui fu in grado di esprimere quello che provava. Sapevo che cosa sarebbe potuto accadere. Avevo già scalato il Nanga Parbat e avevo incontrato grosse difficoltà. Terry e io eravamo seduti giù al campo base e seguivamo i suoi movimenti. Seguivamo questo puntino. Aveva fatto già parecchia strada.
La notte era appena passata, quando stavo ancora dormendo, era prestissimo, sentii la voce agitatissima di Terry. Mi prese subito il panico. Doveva essere successo qualcosa di terribile se si era messo a gridare in quel modo. Poi mi fu tutto chiaro. Si era staccato un enorme pezzo del seracco ed era finito dritto sopra la sua tenda. È una di quelle situazioni che avevo sempre tentato di rimuovere, quelle che ti auguri che non ti succedano mai, a cui non volevo, non dovevo, non potevo pensare, altrimenti lì non ci sarei mai andata. E se lui non dovesse più scendere? E quasi tutti, anche gli alpinisti più esperti, dicevano: è impossibile, è una cosa del tutto impossibile. Persino lui aveva ammesso di avere paura della solitudine. Era pienamente conscio che si trattava del suo punto debole. Ci fu un terremoto magnitudo 7 della scala Richter. E ora c'era una possibilità che si fosse verificata proprio questa evenienza, che fosse diventata realtà. Avevo con me solo due viti da ghiaccio. Con una fissai la mia tenda, altrimenti il risucchio della valanga l'avrebbe sollevata, portandosela via. A volte mi prendeva una tale rabbia. Pensavo: che sta facendo quello stronzo lassù? Noi stiamo seduti qui a piangere lacrime di sangue, a tremare di freddo, a fare gli scongiuri senza riuscire a chiudere occhio, e quello è dovuto andare là sopra a fare una cosa assurda. La sensazione di impotenza era la cosa più brutta. E tu, cretina, che lo segui pure, lo assecondi in questa idiozia. Se non fossi andata con lui, non avrebbe ottenuto l'autorizzazione. Vuoi vedere che alla fine è tutta colpa tua? The moment I wake up, I'm already there. 'Cause I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. But who can contain your ambition? And like a gambler's gambling all the time, you still have to roll up that stone. Once across the borderline, the point of no return, see the world through a watchman's eyes, face the world as one. The borderline to kingdom come, should I stay or turn back home? Raggiunsi la vetta con i primi segnali di maltempo, ma riuscii a tornare al mio bivacco con condizioni meteo accettabili. Da lì assistetti a una perturbazione che pensavo sarebbe durata 48 ore. In realtà durò 2 settimane. Ma dopo 2 giorni decisi che al primo spiraglio nella nebbia avrei iniziato la discesa attraverso un altro percorso che avevo valutato come percorso di riserva. Era relativamente pericoloso, ma molto veloce. Se non sbaglio, in 6 ore arrivai dai 7600 al campo base. Sì, alla fine lo vedemmo anche noi e ricordo che pensai: d'accordo, e ora che cosa farai? Mi infilai le sue scarpe comode e gli corsi incontro. In verità sembrava un fantasma. Aveva un aspetto orribile. Fu molto bello poterci abbracciare, sentire anche a livello fisico che era ancora vivo, che era davvero lì e che riusciva a muoversi. Non è un fantasma, è una persona in carne e ossa. Ma era come se venisse da un altro pianeta. Era completamente distrutto, completamente distrutto. Scambiamo al massimo 2 parole. Da una parte fu un momento solenne, dall'altra fu... non saprei, non riesco a definirlo. Non avevo mai avuto la sensazione che mi avessero lasciato un'eredità, quella di dover proseguire i sogni di mio fratello. Ma ora penso che la sua energia in parte sia anche dentro di me, che io abbia avuto una doppia energia, per così dire, e che mio fratello mi abbia seguito nei miei viaggi e durante le scalate. Anzi, ne sono sicuro, perché questa sensazione mi accompagna ancora oggi.
Sogno ancora di arrampicarmi con lui di tanto in tanto. Accade di rado, ma accade. Quell'esperienza mi trasformò radicalmente. Fu un evento molto, molto fuori dal normale, perfino per me. Ma ben presto fu chiaro che un anno dopo ci sarebbe stato il K2. Vieni anche tu, no? Mi disse, ma scusa, la prossima volta perché non facciamo un uomo, una donna e un 8000? Allenati un po', sono sicuro che ce la farai. Io pensavo, no, non ce la farò mai. E mi accorsi anche che non era solo a causa del mio fisico, del quale non mi fidavo, ma anche perché non ero motivata. Mi resi conto di avere altri sogni. In realtà non avevo intenzione di scalare altre montagne. Beh, soprattutto avevo voglia di figli. Ma con la vita spericolata che conduceva Reinhold non era possibile. Non potevo proprio. Chance won't come again, and don't speak to seals still in spin. And there's no telling who that it's naming. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Ein großartiger Bergsteiger, fabelhafter Techniker, intelligent, draufgängerisch, weiß, was will, alle Hochachtung. Und auf der anderen Seite maßlose Eitelkeit, der Presse gegenüber zu viel Reklame, keine Ehrfurcht vor der Natur, glaubt nicht an Herrgott, und das darf einem Bergsteiger nicht fehlen. Das mag ich einfach nicht, jetzt wissen Sie es. Was ich natürlich nie aufgeben werde, ist mein Hobby, das heißt mein Bergsteigen. Das viele zwar meinen, es sei mein Beruf geworden, aber es ist auch gleichzeitig Hobby geblieben, trotz der Popularität. Benvenuto in Inghilterra. Sì, grazie. Per favore, può farmi un autografo? Quell'anno mi riuscì tutto, e con la consapevolezza di saper scalare l'Everest senza ossigeno e di saper andare sul Nanga Parbat da solo, pensai che potevo andare anche sull'Everest da solo. Dopo il Monte Everest con Peter Abeler senza ossigeno, in questi due anni non passò giorno che non pensassi con insistenza al Monte Everest, che non mi preparassi mentalmente. E la preparazione mentale è molto più importante di quella fisica. Per più di due anni sono andato a dormire pensando a come scalare l'Everest in solitaria. E tutte le mattine mi sono svegliato pensando a come scalare l'Everest in solitaria. In questo modo la mia motivazione aumentava. I nepalesi però non mi diedero il permesso, così nel 79 mi recai a Pechino. E i cinesi mi dissero perché no. Io allora chiesi quanto costa il permesso e loro risposero $80,000. Ma io non avevo $80,000, quindi decisi di vendere tutti i miei beni mobili. Mi vendetti persino la Porsche, chissà se avrei potuto ancora usarla in seguito. In questo modo andai sul Monte Everest. Quella per me era l'ultima tappa dell'alpinismo d'alta quota. Mi dicevo, dopo questo sarà finita. Più in alto di così non potrò andare. Più solo di così nemmeno. Tra le cose che continuano a sorprendermi di Reinhold c'è ad esempio la sua convinzione secondo cui io sono ciò che faccio. A me sembra un modo piuttosto riduttivo di vedere le cose. A volte infatti parla della sua fatica di Sisifo. Nel mio campo questa si definisce coazione a ripetere. Dopo l'impresa dell'Everest in solitaria, fu la nuova generazione, i miei compagni e amici sudtirolesi a mettermi le ali, a spingermi a fare ciò che in realtà avevo già archiviato. Tanto per fare un esempio, la doppia scalata.
Fu Hans Kammerlander a dirmi: se ci pensi tu, se pensi a preparare tutto, io verrò con te. Io avevo 40 anni, lui 28. Era nell'età migliore per un'impresa del genere. Sì, sul Gasherbrum. Io già le sognavo quelle montagne, ma non sapevo se un giorno quel sogno si sarebbe avverato. Ero piuttosto agitato, non ero affatto sicuro di me. Sapevo di essere bravo ad arrampicarmi, ma non avevo idea di quello che poteva succedere al mio corpo a quelle altitudini. Das Seil ist kein richtiges Seil, sondern eine Rebschnur. Das nehmen wir doppelt, wenn wir uns sichern, aber das Seil werden wir fast nie brauchen. Quello che facemmo lì non c'entrava nulla con il manuale del perfetto alpinista. Come corda ci portammo un cordino da 6 mm. Non avevamo imbragatura per motivi di peso. Diciamo che eravamo quasi come Trenker ai tempi d'oro, con quella corda legata attorno alla pancia. Wenn wir nach zwei Wochen nicht auftauchen, heißt das, dass wir irgendwo unter eine Lawine geraten sind oder an Erschöpfung gestorben sind, dann hat es auch keinen Sinn, dass du jemand hochschickst, dann kann man es nicht mehr finden. Il mio apprendistato non fu semplice, perché da assoluto principiante passai subito a quel livello estremamente avanzato. D'altronde Messner è sempre stato uno che spinge parecchio. Sono assolutamente convinto che per Reinhold l'alpinismo ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale, perché era ed è il suo modo per esprimere delle cose che altrimenti non saprebbe esprimere. Scalare mentalmente una parete, trovare le linee ideali, tracciare una linea sino alla fine, linea che in lui subì una lunga interruzione, che in realtà forse neppure esiste, ma che per lui è sempre stata stimolo e motivazione. In qualche modo gli ha conferito una sua estetica. Quando arrivai sulla prima vetta, se Reinhold mi avesse dato minimamente l'idea di pensare «Lasciamo perdere, torniamo indietro», io l'avrei seguito subito. Sarei stato felice anche se avessi raggiunto una sola vetta. Ma quella volta non si trattava di scalare una vetta e tornare giù al più presto. Noi sapevamo che quello era solo l'inizio, perché dovevamo percorrere un tratto infinitamente lungo, su una cresta molto esposta, verso il prossimo 8000. Quando arrivi alla seconda vetta, in realtà, non hai ancora raggiunto nessun traguardo. Sei ancora lontanissimo dalla sicurezza del campo base. Sai benissimo che non ti puoi permettere di affrontare altri imprevisti, perché ormai non hai più quasi forze, devi solo cercare di scendere di quota, dove c'è più ossigeno, dove ritorni a essere umano. Corda legata solo attorno alla vita, ti manca quasi del tutto l'aria. Se resti 10 minuti in quelle condizioni, non sei più in grado di fare nulla e nel giro di un quarto d'ora al massimo, di sicuro sei morto. Pensavo che Reinhold non avrebbe potuto tirarmi su. Hans! Hans! Quando sprofondai in quel crepaccio, mi si spostò lo zaino. Mi resi subito conto che ce l'avevo davanti, che penzolava sul petto. Devi provarlo centinaia di volte, altrimenti, così sospeso in aria, non riuscirai mai a infilarti i ramponi ai piedi. Ah.
Con quella salita avevo raggiunto il mio limite. Arrivai su quasi privo di sensi e poi dovemmo bivaccare un'altra volta. Quello fu davvero, davvero terribile. Passai la notte a tremare come una foglia, con il corpo distrutto dalla fatica, e vedevo vicinissime le luci del campo base, dove sapevo che avrei trovato un tè, un sacco a pelo caldo e la possibilità di prendere fiato. È una cosa davvero straziante, che non ha nulla a che vedere con la bellezza. In quei momenti dici a te stesso, una cosa del genere non voglio farla mai più. Ich glaube, wenn man öfters sowas macht, dann kann man das Beste, was man machen kann, ein Testament. Kann man nur ein Testament machen. Wir haben die letzten Tage wirklich Glück gehabt und quello che impariamo da queste scalate è l'esatto contrario di ciò che ci viene sempre attribuito, cioè che compiamo imprese eroiche, che non abbiamo mai paura, che siamo addirittura pronti a morire. No, noi siamo in mezzo alla natura selvaggia e ci accorgiamo di quanto siamo fragili, di quanto siamo paurosi, della precarietà della nostra vita terrena. Secondo me, nostra madre si augurava che Reinhold smettesse di fare quelle cose. Ma poi accadde che un altro fratello, Siegfried, morì durante una scalata. Lo pregava di abbandonare l'attività alpinistica. Era preoccupata che la montagna potesse portarle via un altro figlio. Conosceva benissimo il grande pericolo costituito da quelle vette così alte. Quando hai detto addio all'ultima parte della tua fanciullezza, non è più il caso di salire su quelle montagne. Non ha più senso. Un anno dopo eravamo di nuovo in partenza per scalare gli ultimi 2-8.000 che gli mancavano. Quella volta però per me fu molto diverso, perché in quella circostanza ebbi la netta sensazione che stessimo facendo una sorta di gara. Chi sarà il primo a riuscire a scalare tutti i 14-8.000? In effetti fu esattamente quello lo spirito con cui salimmo su quelle due montagne. Le affrontammo così. Scalare tutti gli 8.000 fu frutto del caso. Tuttavia per me è un fatto assolutamente irrilevante. Dopo i primi due avrei potuto dire basta con le grandi pareti, sono troppo pericolose, d'ora in avanti solo vie normali con l'ossigeno. In quel modo evidentemente avrei chiuso il capitolo 8.000 nel giro di pochi anni. Ma sarebbe stata solo una grande noia. Siamo noi a dare alle montagne un significato, dei contenuti. Le montagne sacre hanno un enorme fascino. E una montagna ha più fascino se non è mai stata scalata. Quelle che avevo conquistato erano ormai diventate banali. Per il Kailash fui uno dei primi a ottenere un permesso. Quando però mi accorsi quanto la gente venerasse quel monte, gli giravano attorno alcuni strisciando per misurarlo con la lunghezza del proprio corpo, mi dissi, vado lì con la corda e i ganci, un paio di alpinisti e un paio di sherpa a violentare quella montagna.
Nel frattempo avevo studiato anche la storia di Milarepa, che pare ci sia salito a cavallo di un raggio di sole alla velocità della luce. Immaginate un po'. Non ci fu solo Mosè che scese dal monte Sinai con i 10 comandamenti. Maometto meditò sul monte Ira e ricevette da Allah la rivelazione. Buddha meditò sull'Himalaya e da lì diffuse attraverso i suoi discepoli l'insegnamento della rinuncia. Salirono sulle montagne perché è da lì che si ha la visione d'insieme, la conoscenza. Anche la visione di noi stessi lassù è più chiara che giù nella valle. Con mia enorme sorpresa, qualche anno fa mi parlò con entusiasmo di Milarepa. Fu obbligato dal suo maestro a svolgere tanti, tanti compiti difficilissimi. Incarnava un po' il mito di Sisifo. Si spezzava la schiena, anche se sapeva che non ci sarebbe mai stata una fine. La pietra sarebbe tornata a valle. È probabile che lo abbia accettato come suo scopo, come karma. Da tempo ero curioso di capire come fosse andata quando 400 anni fa gli Sherpa, un popolo tibetano, emigrarono verso Solukhumbu in Nepal attraverso l'altopiano e il passo Nangpala a quasi 6.000 metri. 20.000 yak e 20.000 persone. Percorsi esattamente quel cammino, 2.000 chilometri in una zona proibita. Fu emozionante quanto tutti gli 8.000 messi insieme. E allora decisi che quella sarebbe stata la mia prossima vita. L'attraversamento dei grandi deserti, il Gobi, il Taklamakan, il Sahara centrale, ma anche i deserti di ghiaccio, il Polo Nord e il Polo Sud. Sono sempre stato un ammiratore di Shackleton e di Nance. Attraversammo la Groenlandia, nel senso della lunghezza, in 34 giorni, anche se ne avevamo previsti 90. In quella occasione imparammo a conoscerci molto meglio. La spedizione ci rese euforici, tanto da farci credere che il Polo Nord sarebbe stata una passeggiata. Volevamo raggiungere il Polo Nord partendo dalla Russia, arrivando in Canada. Ci accorgemmo ben presto che la spedizione al Polo Nord sarebbe stata totalmente diversa rispetto a quella in Groenlandia e a quella al Polo Sud. Tuttavia, fummo in grado di trovarci un posto per accamparci per dormire, ma venimmo svegliati all'improvviso nel cuore della notte. Reinhold! Reinhold! Il ghiaccio attorno a noi si sta spaccando! La temperatura quella notte era 48 sotto zero.
Ogni volta che ci trovavamo in situazioni di tensione mi chiamava Günther. Tornava a galla quella sua paura, quel senso di responsabilità verso suo fratello. Fratello che forse per lungo tempo ha pensato di aver tradito. E io gli rispondevo, non sono Günther. Ma lui il giorno successivo, sotto stress, mi chiamava di nuovo così. Nell'anniversario della morte di Günther, con un ristretto gruppo di persone, partimmo ancora per il Nanga Parbat. Wolfgang e Hans-Peter Eisendel salirono sulla morena, individuarono una macchia di colore e vicino a quella macchia di colore trovarono un osso. Per Reinhold era chiaro che poteva appartenere solo a due persone. Portammo quell'osso a casa e lo facemmo analizzare. Beh, il ritrovamento di quell'osso e la prova che era proprio di nostro fratello, per la famiglia fu un enorme sollievo. E questo fu anche il motivo per cui tutta la famiglia si recò sul Nanga Parbat. Vor dem Kessel ist ein Buckel mit riesigen Spalten und du kannst links vorbeigehen zwischen zwei Eisbrüchen. Kann man durchgehen, das sieht man mit freiem Auge. Und weil dort Lawinenkegel raus war, bin ich rechts herausgegangen, um zu schauen, geht das. Reinhold avviò un progetto educativo e installò una postazione medica. In quell'occasione ci fu un incontro straordinario. Quello tra mio fratello e l'uomo che lo ritrovò nella valle di Amir. Il legame tra questi due uomini, il momento del loro incontro. Beh, io credo che sia stato un momento davvero straordinario. E credo che fosse estremamente importante per tutti noi fratelli, per nostra sorella, trovarci sul posto e vedere con i nostri occhi quel paesaggio, quelle montagne, con la consapevolezza che lì, da qualche parte, era sepolto nostro fratello. Con il tempo noi uomini ci sbricioliamo lentamente, proprio come le montagne, che alla fine si trasformano in deserti, e anche noi uomini ci dissolviamo lentamente. La vecchiaia è un massacro. Io ancora non ne soffro, ma ho già iniziato ad arretrare passo dopo passo, proprio come in gioventù avevo avanzato passo dopo passo. La vita è come un arco, teso fra la nascita e la morte. Riconoscerlo è già di per sé un'arte. La più grande lezione dell'alpinismo è imparare a riconoscere i propri limiti e non superarli mai. Oppure fare come Milarepa. Purtroppo io non so cavalcare i raggi del sole, altrimenti lo farei volentieri. I'm already there.
'cause I am obsessed by my vision. And if I will try 100,000 times, I still have to roll up that stone. Gravity grabs you by the hand and smiles. Who can contain your ambition? And like a gambler's gambling all the time, you still have to roll up that stone. Once across the borderline, the point of no return, you see the world through watchmen's eyes. You face the world as one. The borderline to kingdom come, it's hard to turn back home, and still you keep rolling that stone. Turn.